dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano ad osservarlo. Ed ecco, davanti a lui vi era un uomo malato di idropisia. Rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei, Gesù disse: «È lecito o no guarire di sabato?» Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse loro: «Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato?» E non potevano rispondere nulla a queste parole. Questa strada di vivere attaccati alla legge li allontanava dall'amore e dalla giustizia. Curavano la legge e trascuravano la giustizia. Curavano la legge e trascuravano l'amore. Uomini di chiusura, uomini tanto attaccati alla legge, alla lettera della legge, non alla legge che la legge è amore, ma alla lettera della legge che sempre chiudevano le porte della speranza, dell'amore, della salvezza. Uomini che soltanto sapevano chiudere. Questa è la strada che ci insegna Gesù, totalmente opposta a quella dei dottori della legge. E questa strada dall'amore alla giustizia porta a Dio. Invece l'altra strada di essere attaccati soltanto alla legge, alla lettera della legge, porta alla chiusura, porta all'egoismo. La strada che va dall'amore alla conoscenza e al discernimento, al pieno compimento, porta alla santità, alla salvezza, all'incontro con Gesù. Invece questa strada porta all'egoismo, alla superbia di sentirsi giusti, a quella santità, fra virgolette, delle apparenze, no? Gesù dice a questa gente: ma a voi piace farvi vedere dalla gente come uomini di preghiera, di digiuno, di farsi vedere, no? E per questo Gesù dice alla gente: ma fate quello che dicono, ma no quello che fanno. Gesù si avvicina. La vicinanza è propria la prova che noi andiamo sulla vera strada, perché è proprio la strada che ha scelto Dio per salvarci. La vicinanza, si avvicinò a noi, si è fatto uomo, la carne di Dio è il segno, la carne di Dio è il segno della vera giustizia. Dio che si è fatto uomo come uno di noi, e noi che dobbiamo farci come gli altri, come i bisognosi, come quelli che hanno bisogno del nostro aiuto.